Il tema della cultura nella nostra zona, in tutta la nostra città, è talmente importante che ha chiamato quindi qui questo pomeriggio, in una situazione abbastanza improvvisata, abbastanza precaria, ma che siamo molto contenti che abbia ottenuto questo successo. Tanti candidati. Abbiamo qui quindi appena parlato Daniela Benelli, che è capolista per Sinistra Ecologia e Libertà in Comune. Adesso ci ha raggiunto anche Stefano Boeri, che è capolista del Partito Democratico. Dobbiamo dire con forza che per fare cultura a Milano e per potenziare il sistema delle biblioteche, pubbliche, che sono una delle risorse più forti dell'eredità del riformismo, del periodo del riformismo vero di questa città, non ci serve oggi una gigantesca biblioteca, un gigantesco edificio, un gigantesco manufatto, ma ci serve soprattutto lavorare per potenziare la rete delle biblioteche di quartiere e semmai lavorare con attenzione sulle biblioteche scolastiche. Quello che noi dobbiamo fare è costruire una rete vera di scambio, utilizzare lo sforzo che è stato fatto grazie alla BEIC di digitalizzazione di migliaia di testi e di volumi. Io credo lavorare perché in questa zona si realizzi una delle principali biblioteche di Milano, che sia una biblioteca però che ha delle dimensioni congrue, una dimensione legata ai bisogni del quartiere, non una dimensione come dire gigantesca come quella proposta e in qualche modo mantenuta in vita, io temo anche in modo un po' strumentale da questa amministrazione del progetto previsto, al posto di quell'enorme biblioteca realizzare un parco di quartiere che appunto ospiti una biblioteca che sia in rete con le altre biblioteche di quartiere rionali di Milano. Io credo che sia questa l'idea su cui dobbiamo lavorare, che è un'idea insieme pragmatica, concreta, che risponde ai bisogni di chi abita in questa zona, ma è anche un'idea che ci dà, come dire, una visione di quella che potrà essere una Milano futura in cui le biblioteche rionali tornano ad avere una funzione di luoghi di aggregazione insieme alle biblioteche scolastiche, tornano ad essere dei luoghi dove ci si incontra, ci si conosce, si scambiano informazioni e culture. Questo è il destino, io mi auguro, della Milano che vogliamo. Grazie mille. Votare Pisapia per cambiare la faccia a questa città, per darle una faccia più umana, più a misura di persona. Quindi io chiedo a un sindaco di essere attento ai bisogni della città, a cominciare dagli ultimi, senza problemi. E poi chiedo di votare in zona 4 per Pisapia, per SEL, perché ci sia un segnale di cambiamento rispetto per esempio a quello che è il progetto di questa zona, che voleva essere, che vuole essere da parte della Moratti, una colata di cemento. In realtà invece noi abbiamo bisogno di spazi verdi, abbiamo bisogno di una biblioteca non delle dimensioni faraoniche così come era stata programmata, ma una biblioteca a respiro europeo, una biblioteca centrale, civica per questa città che ce n'è bisogno, ma una biblioteca che faccia sistema con le altre biblioteche di Milano e che diventi luogo importante di aggregazione per i bambini, per i giovani, per gli anziani e non ultimo direi per i nuovi cittadini. Come ti chiami? Io mi chiamo Patrizia Quartieri, sono candidata indipendente nelle liste di SEL per il Comune di Milano. È quello che per la prima volta tutta la sinistra insieme ha un unico candidato sindaco. Per questo motivo noi ce la possiamo fare.